In questo video ti voglio parlare dell'importanza delle emozioni e dell'importanza del saperle riconoscerle per utilizzarle a tuo favore. Un'emozione è una forza che crea un movimento e se tu ben focalizzi questo movimento ti può aiutare a materializzare i tuoi pensieri. E tu come la vuoi utilizzare questa forza? In maniera distruttiva e inconsapevole oppure in maniera creativa, facendoti sballottare e subendola oppure imparando a pilotarla? Sappi che ti puoi posizionare di fronte a tutto questo, che puoi imparare a gestire al meglio le tue emozioni per migliorare la qualità della tua vita e portare valore aggiunto alla tua vita. Non ci sono emozioni belle o brutte, ma ci sono solo diverse sfumature, diverse frequenze, diversi colori. Tutto dipende a che cosa ti stai sintonizzando e con quanta velocità riesci a cambiare la sintonia, la frequenza. E questo dipende anche da quanto ti sarai allenato a farlo, perché comunque non è qualcosa di immediato, è qualcosa che però assolutamente si può allenare e si può imparare a portare avanti proprio per migliorare la tua presenza. Sì, perché è una questione di presenza. E imparando a migliorare la tua presenza puoi meglio gestire la tua vita. Ma ti faccio un esempio. Se tu ti arrabbi, non sei tu ad arrabbiarti, ma in quel momento vieni attraversato da un flusso energetico che si chiama rabbia, che ha un colore e che ha una frequenza. E se tu te ne rendi consapevole e ti accorgi in quel momento che non sei tu ad arrabbiarti, ma ti sei solo agganciato a questo flusso energetico che ti attraversa, ebbene, questo fa la differenza, questo ti rende più presente. E tu ti chiederai ora, ma come faccio ad accorgermene? Fai bene a chiedertelo. Credimi però, ci sono esercizi specifici che tu puoi praticare, sono esercizi semplici, alla portata di tutti, che se praticati con costanza quotidianamente, anche perché la cosa bella è che li puoi praticare nel tuo quotidiano, ti possono portare a proprio migliorare la qualità della tua presenza a tutto ciò che vivi. Le emozioni, l'energia della vita, dove ti prenderemo per mano e ti accompagneremo nel pianeta emozioni. Sì, perché la cosa importante è prima di tutto imparare come funzionano le emozioni, impararne i meccanismi, le dinamiche, proprio per poi arrivare, come ti dicevo, a diventarne più presenti. In questo seminario proprio faremo questo, impareremo a riconoscere i diversi tipi di emozioni e impareremo, ti consegneremo anche delle pratiche per imparare ad accorgerti quando tu vivi un'emozione, pratiche che poi potrai continuare a esercitare anche poi quando tornerai a casa quotidianamente, che quindi potrai portare avanti. Perché lo scopo di tutto questo è imparare a riconoscere, per meglio gestirle, le emozioni, quelle più viscerali, in modo da lasciar affiorare piano piano tutte quelle emozioni più elevate, superiori, come la gioia, la commozione, la compassione.